Andrei. Oggi non va niente, secondo i miei piani. Anche questo è attuale. Sono molto avvirato. I propositi per l'anno che deve venire servono sempre a migliorare se stessi, per darsi degli obiettivi e fare nuove esperienze, ma sicuramente servono anche per non commettere gli errori del passato. Ecco perché nel video di oggi voglio riguardare certi tipi di video che ho pubblicato durante questo 2019 e lo farò insieme a voi. Sono nella mia tenuta, questa Lises, come la chiama mia mamma, è un mantello per stare in casa, non so come si definisce, vediamo come mi sta. A proposito, non vi ho detto del mio nuovo colore di capelli perché non pubblico un video da... Ecco, quello più importante, quello che sarà il soggetto di questo video. Ciao ragazzi, io nel video di oggi vi farò sentire alcuni suoni, spero che vi piacciano. Ci credo che ero ingrassato 800 kg, continuavo a mangiare quelle tortillas tutti i giorni in tutti i video. Guarda con che foga! What the fuck? Oh mio Dio, che cosa stavo facendo, Gianmarco? Devo ammettere che per essere stata la prima volta ero molto bravo a fare tutti questi suoni. Ammetto che potrei aver avuto qualche caduta di stile durante il 2019. Oh, quel libro, non l'ho ancora letto. L'ho comprato tipo quasi 3 anni fa e ancora devo leggerlo. Un bacio. Allora, commentiamo il primo video, quello del ASMR. Rivederlo dopo tutto questo tempo mi fa pensare che molto probabilmente qualcuno avrebbe dovuto fermarmi. Non lo so, mi ha messo un certo senso di imbarazzo addosso rivederlo, fare tutti quei suoni inquietanti e... Ho anche fatto un video di tapping, vi prego. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio provare a toccare un po' di superfici diverse e sentire... Toccare superfici? Cominceremo con un libro. Anche quel libro non lo devo ancora leggere, ho visto tutta la serie, ho aspettato quel libro come non so cosa, continuavo ad andare almeno 3 volte a settimana in libreria a vedere se era arrivato e quel giorno che è arrivato ho anche speso 17 euro e non l'ho ancora letto. Scatole a caso, cioè il pezzo del microfono, quello, il filtro anti-popping. Comunque ci terrei a includere in questo video anche il responsabile di tutti questi video ASMR, che è questo stolto microfono. Sorridi al pubblico, caro. Sono tutti qui per te. È grazie a lui se sono nati questi video. Oh mio Dio, non ci posso credere che io ho messo nel mio corpo tutte quelle schifezze, tutte quelle patatine. Adesso non mangio più così tanto, ve l'ho già detto nell'altro video, mi contengo tutto quanto, però quelle patatine rustiche erano veramente buone e una tirava l'altra e quindi
Ho dovuto eliminarle. Nella mia dieta non possono entrare. Pensavo di aver trovato la mia strada con le lingue. Invece ho trovato un percorso ostico. Questa cosa è ancora attuale. Metterti in difficoltà. Ma quante minchiate ho sparato. Non lo so. C'è qualcosa di veramente disturbato in me in questi video. Oddio, si vede che stavo passando un periodo di transizione o qualcosa del genere. Adesso sono un po' più sano. Leggermente. Alcuni sono scomparsi. Altri se ne sono andati. Brava sorella. Di la verità, sputa il rospo. Sì, dai, pianta di mangiare. Mamma mia, quante patatine. Se il di più sopravvive ancora è grazie a tutte quelle patatine che ho comprato io. Patatine rustiche. Perché si chiamano patatine casalinghe rigate e non patatine rustiche? Ha a che fare con il copyright. Certo che ha a che fare con il copyright, perché sono tutte banali imitazioni di patatine rustiche. Eccolo. Le tortillas mi rallegrano, vediamolo. Andrei. Oggi non va niente, secondo i miei piani. Anche questo è attuale. Sono molto adirato. Credo di aver dovuto annullare 3 video a causa dei problemi di questa giornata, quindi devo mangiare le tortillas. Le tortillas! Con l'accento sulla IL. Per tranquillizzarmi, avevo preso 800 kg veramente prima di quest'estate, durante quest'estate. Per fortuna adesso mi sono messo un po' a regime, non sono più obeso. La verità è che avevo preso le tortillas per un video, ma me le sono mangiate. Onesto. Ridicolo. Adesso mi è venuta voglia di tortilla. Credo di aver preso un chilo solo oggi mangiando patatine. Più di uno. Più di uno. Riguardo le patatine al formaggio, non credo che siano più buone delle tortillas. Intanto le mangio. Vai Gianmarco, sii coerente. No, più che altro hai un sacco di roba dentro la barba, bella. Sembra che ti siano scherzate. Disgustose. Disgustose e finite. Quel pacchetto era finito a metà. Oh mio Dio, non ci posso credere. Io ringrazio Dio, qualsiasi forza che è riuscita ad allontanarmi da questo cammino, perché a giudicare da questa espressione psicopatica avevo seriamente qualche problema mentale quando ho fatto questi video e non ci posso credere che mi sono ridicolizzato davanti alle persone, ma adoro essere ridicolo. Credo che tornerò a mangiare le tortillas. Petti! Sono contento che vi sia piaciuto il video di ieri nel quale ho fatto quella lettera. Scrivetemele nei commenti. Profondamente disturbato. Voglia di cioccolata. La cioccolata mi tirerebbe di sicuro su di morale. Fucking obese. La verità è che oggi sono di malumore. No, non sarà capito. E questo si riflette. Ci vediamo al prossimo video. Questa esperienza è stata molto costruttiva. Penso che nel 2020 e dal 2020 in poi io non ripeterò più questi sbagli. Oppure potrò ripeterli di nuovo, perché tanto sappiamo tutti quanti che non si rispettano mai i buoni propositi per l'anno che verrà. Quindi è colpa del web che ci influenza sempre con tutti questi video ASMR e quindi scatenano delle cose strane dentro il nostro cervello, dentro il nostro subconscio, e mi hanno portato a fare questi video dove mi comportavo in modo molto strano. Ho anche degli altri buoni propositi, tra cui essere una persona sempre più positiva ogni giorno di più. E quindi io vorrei dirti a persona che stai guardando, persona singola che stai guardando, persona che stai guardando, tu sei veramente bellissima oggi, sei fantastica. Sei sicuramente molto simpatico e originale e metti mi piace al video. Va, vi mando un abbraccio, vi mando un bacio, spero di caricare un altro video prima del 2020. È stato un piacere condividere con voi le mie reazioni nei confronti di questi video. Mua!